Francesco Piras di Ismea, oggi a Leima per il lancio dell'Osservatorio Giovani ed Agricole. L'Ismea ha delle iniziative specifiche per agevolare il ricambio generazionale e la nuova imprenditoria giovanile in agricoltura. Quali sono? A livello nazionale l'ISMEA ha da sempre una forte sensibilità verso i giovani. I principali strumenti riguardano il premio di primo insediamento ISMEA. Si tratta fondamentalmente di un mutuo a tasso agevolato trentennale per favorire l'acquisto delle proprietà fondiarie. Un altro strumento di autoimprenditorialità, anche in questo caso, permette ai giovani di accedere agevolmente al credito in forma appunto agevolata. Recentemente poi forme di agevolazione sono state previste per i giovani nell'ambito della Banca della Terra. Sono misure che stanno riscuotendo un notevole successo, con una forte percentuale di adesione. Sì, con la Banca della Terra l'ISMEA è già al secondo bando. Il primo bando ha visto venduti circa 2.000 ettari di terra, un po' distribuiti fondamentalmente in tutta Italia, per un ricavo di 23 milioni di euro. Il ricavato, tra l'altro, viene reinvestito da ISMEA a finanziamento degli altri strumenti. Al di là degli strumenti nazionali, l'ISMEA però è responsabile anche di tutte le attività per i giovani nell'ambito della rete rurale nazionale, oltre poi ad una serie di progetti pilota, come per esempio il progetto FarLab in collaborazione con l'Emilia Romagna per una più efficace utilizzazione della misura 1.3 scambi aziendali. Gli agricoltori, ovviamente, per accedere, per diventare giovani imprenditori, hanno bisogno di capitale, hanno bisogno di terra. Intanto il capitale non è solo la terra, glielo chiederò. Poi non hanno bisogno solo di hardware, ma anche di software, quindi know-how, formazione. Per questo l'ISMEA ha attivato e comunque in prima linea anche nell'attività di formazione, il cui obiettivo è quello di dare ai giovani strumenti immateriali legati quindi alla conoscenza, alla formazione in senso più stretto, per poter meglio affrontare il mercato e quindi per poter stare effettivamente dentro le aziende.